Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony, bentornati in questo nuovo video abbastanza importante, perché quest'oggi andremo a vedere una cosa molto, se vogliamo dirla così, basilare, ma che molti non vi dicono e non vi spiegano, sui mercati finanziari, comunque su quello che è il trading, ovvero la legge della domanda, la legge dell'offerta e come andarli ad applicare a grafico, ok? Quindi ormai già sapete che questo è un percorso che sto facendo per voi in modo gratuito, lo ricordiamo sempre, lo ricorderò sempre, è un percorso che vi aiuta per l'inizio a affacciarvi nei mercati finanziari, però come sempre dico, vi ricordo che in descrizione potete parlare gratis con me e con il mio team, prendere un appuntamento e una consulenza gratuita, dove potete per l'appunto accedere ai migliori percorsi formativi che offriamo, oltre a questo gratuito che trovate su YouTube, pubblico per tutti, e avere nel modo migliore possibile sia una buona formazione e anche un'entrata in più, perché come ben sapete io ormai vivo solamente di questo. Chi ci creda o no, chi mi conosce lo sa che non sto dicendo una bugia, e chi segue anche il mio lifestyle su Instagram sa che dico la verità. Motivo per cui andiamo a vedere adesso insieme a grafico quello di cui stiamo parlando, ok? Allora, qui siamo nel grafico di euro-dollaro, che tra l'altro ha appena rotto la parità. Oggi è 14 luglio, stiamo andando su questa strada, quindi significa che tra un po', probabilmente, chi lo sa, chi non lo sa, le importazioni sicuramente convengono di più a noi italiani, scusate, le esportazioni convengono di più a noi italiani, mentre importare no, dipende in realtà da quali prodotti, perché se noi importiamo dall'America qualcosa, sicuramente prima la pagavamo sicuramente di più, cioè potevamo comprare con più soldi, ecco, per dirla meglio, più roba, mentre adesso ragazzi, siccome noi esportiamo anche in America, quindi parlando di euro-dollaro, c'è questa situazione qua in cui sicuramente a noi conviene di più. Comunque, tralasciando questa cosa qua, andiamo a capire che cos'è prima di tutto la legge della domanda e dell'offerta. Poniamo il caso che ci sia un asse cartesiano, ok, quindi come quelli che fate a scuola, penso che lo sapete, dove ci sono due limiti opposti, ok? Che sono questi qua che vi sto disegnando. Che cosa sono questi limiti opposti, ragazzi? Questi limiti opposti sono, e ora ve li disegno, la legge della domanda e dell'offerta, come anche comunemente vengono chiamati supply e demand, quindi le zone di supply e le zone di demand, che sono quelle appunto che vengono utilizzate per i concetti di domanda e offerta, ok? Perché ora ve lo scrivo, qui troviamo la domanda, che è questa qua, questa parte qua, mentre qui troviamo la nostra offerta, ok? Ovviamente, cosa sono domanda e offerta, ragazzi, in generale? In generale domanda e offerta fanno riferimento solitamente al mercato più che altro economico, di quando si vende e si acquista un prodotto. Ora non andremo a spiegare questo, ma lo spiegheremo ovviamente nel trading cosa significa. Cosa significa? Significa che in un mercato, qualsiasi esso sia, io se devo decidere se comprare o vendere a una determinata cifra, ovviamente preferisco vendere a cifre alte, preferisco comprare a cifre basse, no? Ovviamente è classica questa cosa, quindi preferirò sicuramente vendere quando il prezzo sarà a 90 e preferirò sicuramente comprare quando il prezzo sarà a 10, ok? Poi ci sono scenari in cui c'è 0 a 100 e lì ovviamente è il massimo che si può offrire. E poi ovviamente che cosa succede? Che abbiamo un andamento del prezzo che fa su e giù in questi spazi, ok? Quindi è proprio qui che noi appunto andremo a capire come funziona il prezzo, quindi come il prezzo si muove, per cercare di prendere queste zone che chiameremo zone di domanda e offerta, zone di supply e di demand. Queste sono le zone migliori dove noi possiamo andare a comprare o a vendere in concomitanza con il mercato, ok? Perché ovviamente sono zone che non tutti vedono, non tutti conoscono, ma che cercheremo di applicare nel migliore dei modi. Questa è la, diciamo, definizione molto blanda, perché ovviamente poi, come già sapete, tutto trovate in descrizione, ragazzi, accesso al percorso formativo, dove spieghiamo tutto al meglio e abbiamo anche molte più informazioni. Però questo che porto su YouTube, come già sapete, è un percorso molto più facile, più tranquillo e molto più blando rispetto al percorso vero, che trovate sempre in descrizione. Quindi, tradotto, scusatemi, non tradotto,
Fatto e spiegato che cosa sono i concetti di domanda e offerta, andiamo ad applicare sul grafico, ok? Cosa vuol dire? Innanzitutto ci serviremo del Fibonacci che abbiamo sicuramente studiato, che ci aiuta a capire dove e come possiamo comprare e vendere. Quindi andremo a vedere qualche parte, ovviamente qui sono tutti ribassi, però anche al ribasso, mercato bearish continuo, la price action ci dà degli ottimi segnali, poi spiegheremo bene le candele, come insomma si operano tra di loro perché sono varie combinazioni. Ci serviremo del Fibonacci, ovviamente, e capiremo quali sono le zone migliori per comprare e vendere. Ovviamente ci andremo andremo a usare la funzione di replay in modo tale da capire anche il metodo migliore, ok? Per poter andare a comprare o a vendere, tipo partiamo da qua. Quindi facciamo finta che oggi sia il 12 luglio e non sappiamo appunto cosa andrà a succedere. Andiamo a 15 minuti e vediamo la situazione. Ok, qui siamo sicuramente in un mercato bearish, quindi ribassista. Qui abbiamo una liquidità, una trend line. Vediamo un po' il mercato dove va. Se io qua sicuramente mi sogno di andare a vendere, sicuramente non vado a vendere sui minimi, ok? Cioè, qui siamo già scesi parecchio. Fare una roba del genere va bene se il prezzo retesta, però comunque sappiate che veniamo già da un ribasso bello potente. Quindi cosa preferisco? Preferisco che il prezzo si fermi, faccia un movimento laterale di questo tipo, ok? E preferisco comprare nella zona migliore per me. Ok, ora le andremo a spiegare comunque, non vi preoccupate. Quindi andiamo a vedere il prezzo quando si ferma in modo tale che possiamo capire al meglio. Ok, ecco qui il prezzo ha toccato questa zona qua e quindi anche se avete visto il precedente video sapete che ci potrebbe essere un nuovo gioco di massimi e minimi decrescente e quindi cambiare la tendenza oppure essere in fase laterale. Prendendo il Fibonacci, ragazzi, noi andremo dagli ultimi massimi, ovvero quelli a 15 minuti, vi ricordo che essere massimo, minimo, per me sono questi, prendere il nostro Fibonacci, tracciarlo da qua ed ecco qui che escono queste due zone, una gialla e una grigia. Io prima in realtà ce l'avevo una blu e una grigia, ora secondo le candele gialle e nere ho messo gialla e grigio per non confondermi. Vi basta andare qua, ragazzi, coordinate, stile, potete mettere in pausa il video e copiare esattamente lo 0,50 e lo 0, quindi come Fibonacci lasciare solo lo 0,50, lo 0 e l'1, ok? E copiare esattamente questo stile qua, quindi tolto lo sfondo, lasciato lo sfondo, gli inverti i prezzi, i livelli e va bene così. Quindi queste zone che noi ci servono per capire dove evidentemente possiamo andare a comprare o a vendere, e mi sembra ovvio che qui andremo a comprare nella zona gialla e qui andremo a vendere in base al trend, in questo caso è un trend ribassista. Quindi la zona grigia per me, ragazzi, sarà una zona importante dove poter vendere, la zona gialla sarà una zona importante dove andare a comprare. Ovviamente la zona di sopra verrà chiamata premium, ok? Mentre la zona di sotto verrà chiamata discount, proprio a voler significare lo sconto, no? Come quando andiamo al supermercato e c'è il discount, quindi prezzo a prezzi bassi, ok? Quindi ovviamente preferirò comprare qui piuttosto che magari allo 0,5. Quindi cosa aspetto? Aspetto che il prezzo, dopo aver avuto il massimo e il minimo di sessione in questo caso, ovviamente io seguo il trend, quindi mi andrò a comprare, cioè andrò a vendere, scusate, in questo caso perché siamo in trend ribassista, almeno sopra lo 0,5, quindi qui ci potrebbe essere un'entrata, volendo, quindi rimbalzo sulla trend line, rimbalzo sulla zona dello 0,5 che divide la zona di premio e di discount e far arrivare il prezzo qua. Ma tuttavia, siccome siamo già stesi parecchio, ricordatevi che il main principale, il massimo è questo, io sono sicuro che il prezzo ritornerà qua e da qua sicuramente avremo un'entrata migliore. Ok, quindi andiamo a vedere. Quindi, finché il prezzo rimane qui nella zona gialla, è sconsigliabile veramente vendere una volta che abbiamo individuato il massimo e il minimo. Ok, quindi io aspetterò che il prezzo ritorni su o comunque vediamo cosa succede. Ecco, vedete? Qui siamo stati sicuramente un po' più. Sono stato troppo veloce col mouse. Aspettiamo. Ok, vedete? Lo stesso sono stato troppo veloce, però il concetto è questo. Siamo tornati nella zona di interesse, dove c'era il massimo da dove abbiamo fatto partire il Fibonacci. Essendo nella zona premium, noi qui possiamo permetterci il lusso di far partire uno short. Ok, quindi potevamo piazzare a pendente qui, stop sopra gli ultimi massimi e target ovviamente qua. Ok, quindi il concetto che voglio farvi capire è questo, è comunque un'operazione da 1 a 5, perché stiamo vendendo nella zona di premium o comunque stiamo comprando nella zona di discount. Ovviamente io qui volevo andare pro trend, però potevamo benissimo comprare anche qui, perché siamo nella zona di discount dopo che il prezzo ha testato una volta,
due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, alla sesta volta fa dei massimi che hanno rotto questi, ovviamente andate a vedere il video precedente se non li avete ancora visti, rompe questi massimi qui, quindi qui potevamo anche comprare in questa zona di discount e avere un rapporto 1 a 6. Però, come detto, seguiamo il trend ribassista, vediamo un po' cosa succede. Il prezzo, come vedete, ritorna su, ci dà un'altra entrata, addirittura ci filla l'entrata principale. Vi tolgo, vi metto qui, ve lo allargo, ecco, qui siamo sempre nelle zone. E addirittura vediamo cosa fa. Ci riprende quasi lo stesso punto, perché questa ovviamente è una zona importante, l'ho spiegato nello scorso video negli altri. Il prezzo, guardate, continua la sua discesa di massimi e minimi. Poi ovviamente qui ci sono delle rotture strutturali, si possono fare delle rientri, ok, volendo. Però vedete, fare delle rientri a metà potrebbe entrare anche qui, ma qua rischiamo di prendere uno stop perché non siamo nella zona premium migliore. Diciamo, siamo già nel discount, siamo a metà. Però se il trend è forte e la liquidità regge, si potrebbe fare. Vediamo se appunto succede quello che abbiamo detto, se prendiamo un altro stop. No, addirittura l'ordine non viene mai preso, vedete? L'ordine non viene mai preso, non viene mai toccato. In questo caso il prezzo, vediamo, anzi, il prezzo viene sfiorato addirittura, vedete, non tocca, quindi siamo rimasti lì. Vediamo cosa fa, il prezzo prende il nostro ordine, andando un po' nella zona di premium, fa dei nuovi massimi, scusate, dei nuovi minimi, ritorna su, ci fa un altro massimo senza prendere lo stop, veramente a pelo, devo dire, veramente a pelo. Vediamo se il prezzo regge la seconda entrata, perché la prima regge, no. Vedete? Il prezzo non ha retto la seconda entrata. Magari bastava alzare un po' più lo stop, fare una cosa così. Però, diciamo, queste entrate sconsiglio altamente, perché anche io stesso le faccio a volte. Però, come vedete, comprare sempre nella zona premium, quindi comprare sempre agli estremi, che sia premium, discount, supporti, resistenze, come li volete li chiamate, quindi nella zona di offerta, che è quella di sopra, la zona di domanda, che è quella di sotto, conviene molto di più. Tant'è, andiamo a vedere se la nostra operazione iniziale regge o ci ritorna a break even. No, la nostra operazione ha retto e ci ha preso il target in pieno prezzo, dandoci un 5 a 17. Ora, stesso discorso potrebbe valere al contrario. Ora siamo nella zona di discount. Ok, si potrebbe pensare a un long, tuttavia siamo arrivati ormai quasi penso al giorno d'oggi, siamo al 13, quindi per me era ieri. Si potrebbe pensare a un long, quindi aspettiamo che i massimi vengano rotti. Vedete qui i massimi vengono quasi presi ma non rotti. Ovviamente ragazzi, qui non c'è stata un'entrata sulla zona discount, si potrebbe rientrare qui se il prezzo avesse retestato. Ora, come vedete, siamo di nuovo nella famosa zona di premium, ok, è questa qua, ve la ridisegno, scusate se l'ho cancellata, ve la ridisegno, siamo nella zona premium di nuovo, quindi qui possiamo pensare nuovamente a un ordine short, entrare a mercato, stop sopra gli ultimi massimi e ripetere la stessa identica cosa che abbiamo fatto adesso, cioè prima, ok, quindi adesso sì, dandoci un altro 4%, magari lo mettiamo un po' più così, sì, comunque 5% siamo là, vediamo se il prezzo regge, il prezzo in questo caso lo so io perché ha fatto così, c'è stata la notizia ieri per quanto riguarda l'IPC, l'indice dei prezzi al consumo, un dato macroeconomico americano fortissimo, che comunque, vedete, ha rotto il nostro stop, ma è andato comunque a target. Diciamo, se non ci fosse stata quella notizia, il prezzo sicuramente avrebbe retto. Tant'è, vedete che poi cosa succede? Torna nella zona di discount, che scusate, prima le avevo ricancellate, e dà di nuovo degli impulsi, ok? Quindi si potrebbe pensare di entrare di nuovo long qua la prossima volta. Quindi diciamo, vediamo se succede, perché comunque ieri e oggi erano delle giornate brutte, piene di notizie, quindi si poteva evitare. Non penso farà un retest, vediamo, no, vedete, non torna addirittura al retest e rompe su. Quindi adesso che ha rotto su questa zona di premium e di discount, che vi ricordo faceva parte dei 30 minuti, quelle che volete, non serve più, va eliminata, e a questo punto cosa si fa? Si va a prendere il massimo più grande, quindi il massimo che corrisponde comunque alla zona di offerta, che in questo caso, ragazzi, mi sembra ovvio sia questa qui, dal minimo questa qua. Stesso discorso, cosa facciamo noi adesso? Andiamo a vendere qui? No, al massimo andiamo a comprare qui, ok? Per Roma, diciamo, lo 0,5 è la linea della vita, però io preferirei a questo punto andare a vendere qui, se il prezzo ci arriva, ok? Preferisco fare una situazione del genere e sicuramente qui
a fare una prima un'operazione così e poi un'altra così. Vediamo se il prezzo effettivamente la fa. Potremmo anche fare long da qui, ragazzi. Però possiamo anche evitare. Vediamo cosa succede. Il prezzo balla, scende, risale e addirittura riscende. Quindi, come vedete, dà una reazione forte. E vabbè, poi oggi ovviamente siamo arrivati al 14 che oggi e quindi il prezzo ha fatto su e giù, quindi non è mai arrivato qua. E se fossimo, se, cioè se avessimo comprato qui, avremmo preso uno stop. Perché? Perché preferiamo sempre comprare sotto lo 0,50 che è la zona di discount. Ok ragazzi, diciamo che questo video è finito, vi ho spiegato bene la legge della domanda dell'offerta applicata ovviamente al Fibonacci, quindi lo potete copiare. Vi ricordo che questo è un metodo che veramente funziona tantissimo, quindi quando viene rotta la zona premium di discount, andate subito a quella precedente, se è successivo precedente ovviamente. Io vi ricordo che trovate tutti i link nella descrizione, ragazzi, per accedere al percorso avanzato e essere seguiti direttamente da me in prima persona con 10 anni di esperienza. Altrimenti potete continuare qui su YouTube, tanto arriveranno tanti video e sarà sempre gratuito. Io vi aspetto sicuramente ai prossimi video. Se volete parlare con me e il mio team, mi raccomando, sempre link in descrizione. Per questo video è tutto e noi ci sentiamo alla prossima lezione. Ciao!